Sindaco Cialente, parliamo di Accor Phoenix. Ieri una conferenza stampa del consigliere di opposizione Giorgio De Matteis riguardo ad una comunicazione di Invitalia. Sì, io vorrei tranquillizzare i lavoratori, le famiglie, non c'è niente di preoccupante. Noi siamo riusciti a portare avanti tre accordi di sviluppo, Dompé, Sanofi e Accorphoenix. Sono investimenti di 30 milioni di euro l'uno, sono 90 milioni di investimenti, ai quali partecipa Invitalia. È chiaro che è una prassi, lo spiego, quella lettera che dice, ok, hai superato l'esame del piano economico-finanziario. Ci piace l'idea, il progetto ha valore. Dopodiché tutti e tre hanno scritto, dice, però adesso affidarci, di voi ci fidiamo. Però sti preventivi che dite, fateceli vedere, devi comprare una macchina, non so, Dompé dovrà comprare attrezzature E poi il particolari. rispetto dei tempi. Fammi vedere che, e tu dammi il rispetto dei tempi. Quindi è un passaggio di garanzia per tutti. Perché? Perché a volte capita, non è questo il caso, imprese poco serie. Ieri mi diceva Invitalia, dice, noi siamo rimasti colpiti dalla serietà della UBS, no? La banca svizzera che ad esempio dà i soldi ad Accorphoenix. Dice una cosa serissima, quindi va tutto bene. Io però vorrei fare invece una riflessione che rivolgo agli aquilani. Non è un problema il centrodestra, sta vivendo un momento molto difficile. Io credo che non è riuscito a stare nella vicenda post-sisma, pur avendone il dovere, credo, non c'è riuscito perché è difficile, non tutti sono riusciti a starci. Però il problema è loro, io vorrei fare un invito agli aquilani. Noi stiamo cercando di sognare che la città riparte, che possiamo fare cose nuove, questa mattina abbiamo fatto vedere che ci può essere un parco meraviglioso qui sopra, stiamo cercando di fare tante cose. Proviamo a crederci. Nessuno si beva nulla, perché non è che noi quello che facciamo sia sicuramente certo, però manteniamo un po' la capacità di sognare, di buttare il cuore oltre l'ostacolo, cerchiamo di vedere gli aspetti positivi. Sul Gran Sasso vediamo gli aspetti positivi, che è una vicenda che si aspettavano i nostri nonni 50 anni fa, così come i vincoli decaduti, una grande vittoria, avremo 500 ettari di terreni del comune sui quali potremo fare tante cose per i ragazzi e i giovani. Accorphoenix, vediamo come un'occasione, non cerchiamo gli aspetti negativi, perché se no non ce la faremo mai. La cosa che mi gratifica, ieri quattro ragazzi, ma veramente ragazzi, sui 24-25 anni, hanno portato un progetto presentato alla giunta e poi sono venuti vestiti bene, con la giacca, la cravatta, ma veramente carucci, ecco come si dice là, bravi guardani, che hanno presentato un progetto, gli è venuta un'idea, no, di welcome students per l'università, per creare cose. Cioè, in questo momento c'è una parte di città, soprattutto i più giovani, che stanno recuperando entusiasmo, aspettativa. Quindi stiamo dietro a questi ragazzi, non soffochiamoli. Quindi queste polemiche di questa opposizione fatta in questo modo è sbagliata. L'opposizione mi deve incalzare sulle cose che non riesco a fare, sulle cose che sbaglio e soprattutto dovrebbe rilanciarmi con proposte ancora più forti. Ma questo lo dico in interesse dei cittadini che invece, ad esempio, anche con varie associazioni, qui c'è l'associazione del Borgo Rivera e così via, che invece hanno delle proposte e fanno. Quindi io credo che in questo momento, ieri il governo ci ha fatto i complimenti per come siamo partiti. Se arrivano i soldi, fra 5 anni abbiamo ricostruito tutto, adesso dobbiamo pensare soprattutto all'aspetto economico e questo deve nascere da un atteggiamento positivo di tutti i cittadini.